questa volta niente sorpreso. E niente miracolo per il Vendano, polverizzato dal PSG che doveva vendicare l'umiliante eliminazione subita dai Breton una decina di giorni fa, in Coppa di Lega, ai quarti, 1-2. Il parco dei principi stavolta si è visto il film giusto. Anzi, molto di più, 3-0 dopo i primi 45 a posto, e altri 6 gol sono arrivati nella ripresa. Tripletto per Cavani e Mbappé, doppietta per Neymar, e sigillo finale di Neymar. Quindi 9-0, con unica nota negativa, l'infortunio di Verratti, delitto, l'azzurro è uscito dopo appena 13 apostrofi di gioco, con una caviglia dolorante e vistosamente fasciata, conseguenza di un contrasto, una testata al tallone su una palla recuperata sulla tre quarti, il tutto con il PSG già in vantaggio con la magia di Neymar, imbeccato dalle retrovie da Alves, titolare in media. Il controllo di petto del fuori classe e il tocco di destro a scavalcare l'avversario prima di mettere dentro sono una delizia tecnica per chi ama il calcio. L'inconsistenza del Vendano ha poi facilitato il compito al parigino. E a Mbappé che ha raddoppiato al 37 agosto. Dopo aver ignorato Cavani nell'azione precedente e soprattutto dopo un doppio scambio con Neymar in aria, la doppietta allo scadere, servito stavolta da destra proprio da Cavani, dopo un fortunoso recupero di Boa, passivo il Vendano è rimasto anche nella ripresa. E se ne è approfittato prima Cavani per andare in rete due volte nel giro di 7 minuti, su assist di Bernard, 15 apostrofi, e di Maria, 22 apostrofi. E poi Neymar, con un'incursione da sinistra prima di battere il malcapitato Cagliari, Cavani poi ha colpito di nuovo, 30 apostrofi, schiacciando l'ennesimo servizio su tutto, prima di offrire l'8-0 a Mbappé al 36 apostrofi. Il 9-0 invece è di nuovo, 38 apostrofi, con un diagonale sicuro da destra, serata tranquilla invece per Buffon. Tra i pali, 0 tiri in porta per il Breton di Thuram Jr. L'ultimo 9-0 del PSG risale a marzo 2016, con una golida a Troyes per l'ultimo scudetto targato Ibrahimovic, debacle, clamoroso tonfo del Monaco, sconfitto per 5-1 dallo Strasburgo davanti ai propri tifosi, l'11 ospite ha surclassato i padroni di casa evidenziando tutti i 17 punti che separano le due squadre in classifica. Per il Monaco di Thierry è l'ennesima pessima prestazione in una stagione disastrosa, che vede i monegaschi penultimi ad un passo dal baratro, decisive le reti di Aorta, doppietta, Tomasson, Sissoko e Fofana, inutile il gol di Falcao che aveva accorciato le distanze.